La contenzione fisica meccanica, anche se finalizzata alla protezione dell'individuo, rappresenta un'evidente privazione della libertà personale e costituisce reato. Su questo tema, delicato e controverso, l'Aula di Palazzo Lascaris ha ospitato il convegno La dignità negata, la sottaciuta vicenda della contenzione nei luoghi di cura degli anziani non autosufficienti, organizzato dal Consiglio regionale e dal difensore civico della Regione Piemonte Augusto Fierro. Obiettivo dell'incontro è stato innanzitutto quello di far emergere un fenomeno sottaciuto, così come è stato definito dal Comitato Nazionale di Bioetica, sensibilizzando l'opinione pubblica a partire dal mondo della politica e da quello dei medici e degli operatori sociosanitari, affinché si individuino possibili soluzioni. Lo scopo del convegno è quello di affrontare una tematica che, come abbiamo indicato nella locandina, è ahimè sottaciuta, se ne parla molto poco, ed è la tematica della contenzione nei confronti degli anziani non autosufficienti. Purtroppo è una forma di cura eccessiva nei confronti degli anziani che viene praticata senza ufficializzare la cosa, non dappertutto ovviamente. E le problematiche sono complesse perché l'assistenza agli anziani non autosufficienti è una cosa difficile. Com'è possibile un'esperienza di decontenzione degli anziani con una qualità di vita sicuramente migliore? Sì, il processo è lento, faticoso, è un processo in salita e richiede una coralità di interventi e soprattutto la capacità di convincere il personale che opera con gli anziani, ma anche e soprattutto le direzioni degli istituti che hanno in mano le sorti dei nostri anziani, di procedere con interventi di formazione, ma anche con piccoli investimenti, perché bastano anche degli accorgimenti modesti per evitare questa che io ritengo sia una situazione, un elemento, una cattiva pratica molto lesiva, non soltanto della libertà, ma anche dal punto di vista proprio fisiologico e fisico, oltre che psichico.